Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo nuovamente dell'inverno canadese e parlerò di delle attività che si possono fare durante l'inverno. Allora, so che dico spesso che l'inverno è duro, che si dovrebbe tipo restare chiusi in casa a guardare Netflix, però sicuramente ci sono delle attività interessanti da poter fare, una scappatina qualche weekend o anche una vacanza. Io non sono tanto amante della montagna, dello sci e questo genere di cose, però ci sono altre cose che si possono fare. Alcune cose le ho già fatte, quindi magari vi metterò delle foto per farvi vedere, perché le ho fatte tipo anni fa. Altre cose invece non le ho fatte, però mi piacerebbe provarle. In Canada ci sono un sacco di montagne e un sacco di ski resort dove potete andare a sciare o addirittura prendervi la slitta come ho fatto io l'anno scorso quando sono andata in montagna. Mi sono semplicemente fatta i giri con la slitta, però c'erano tipo delle cose apposta, c'era la pista per lo sci e c'era la pista solo per le slitte, perché c'ero io e i bambini principalmente. Vi metterò un po' di foto perché è stato veramente interessante, c'erano addirittura alcuni scivoli tipo dove si faceva magari il trenino con le slitte o ci andavi tutto da soli, erano gli scivoli giganteschi. Durante l'estate quel posto dove sono andata in inverno diventa un parco acquatico, il che è meraviglioso, cioè i canadesi sono dei geni. Un'altra cosa bellissima da fare durante l'inverno, che comunque è connesso un po' allo sci, alla montagna, è andare in uno chalet. 2 anni fa sono andata in uno chalet vicino a Quebec per fare tipo una reunion con alcuni amici che avevo in Erasmus, che vivono qua, però vivono tipo in parti molto molto lontane del Canada, e ovviamente loro sono andati tipo per sciare, io invece ho approfittato della vista, ho approfittato della neve, mi sono fatta un po' in giro, il giro della cittadina, perché comunque questo chalet era in mezzo al bosco, in mezzo alla montagna, però vicino c'erano anche tipo delle case, quindi c'era proprio un piccolo villaggio dove la gente ci vive anche, non è che era una cosa isolata dal mondo, però è stato molto carino perché comunque è stato veramente bellissimo, perché comunque stare nello chalet mentre fuori c'è calda, c'era addirittura il biliardo, c'era lo jacuzzi, potevi fare tutto quello che volevi, potevi semplicemente farti una vacanza dentro lo chalet, non dovevi neanche uscire fuori. I miei amici sono andati a sciare, io appunto non sono andata perché non so sciare e non volevo tipo morire così giovane. Un'altra cosa che si può fare durante l'inverno, però è una cosa piuttosto a fine dell'inverno, è qualcosa che si chiama andare a Cabane au Sucre. Allora, io quest'anno quando ci andrò vi farò un vlog su questa cosa, perché adesso magari lo spiegherò e non sarà molto compresa. Però queste Cabane au Sucre praticamente sono delle casette, cioè casette per modo di dire, dove delle cabane, cabane, come si traduce cabane, vabbè, dove praticamente la gente a fine dell'inverno ha questa tradizione di preparare tipo un menù con le cose più ciccione che esistano sul menù del Canada, e tu praticamente paghi un tot, e tu praticamente paghi una cifra fissa e mangi come un porco. Principalmente questo è Cabane au Sucre. Però la tradizione tipica di questa attività è che come dessert avrai lo sciroppo d'acero che verrà... Maledetto sole! Però come ultima attività che si può fare dopo aver mangiato come piccoli porcelli è mangiare lo sciroppo d'acero, ma non lo sciroppo d'acero come da mettere sui pancake o roba del genere. In queste Cabane au Sucre appunto sono chiamate così perché è proprio qua che di solito si produce lo sciroppo d'acero. Quindi loro riscaldano lo sciroppo d'acero, però non così tanto da farlo indurire, e poi ci mettono tipo delle piccole strisce sulla neve. E poi tu con un bastoncino rotoli questa piccola striscia di zucchero di sciroppo d'acero e te lo mangi come se fosse tipo una caramella, quindi diventa un po' tipo un po' gommosa, non diventa dura, è proprio un po' gommosa che tu praticamente te lo mangi come un lecca-lecca. Ed è una cosa che va tantissimo qua, però si può fare solo durante l'inverno. Ovviamente lo puoi fare anche a casa tua se vuoi, se c'è la neve, però sì, devi essere capace a bollire lo sciroppo d'acero in modo da non far esplodere la casa, in modo che da non farlo troppo indurire. Ed è una cosa bellissima, so che forse potrebbe sembrare la cosa più strana del mondo, però vi giuro che è una cosa bellissima e molto buona anche. E quindi questa cosa di solito si fa a fine inverno, quando non è rimasta così tanta neve per terra,
ormai sta arrivando la primavera e diciamo che è un po' l'attività che si fa quando si va verso la primavera. Un'altra cosa da fare assolutamente se venite in Quebec durante l'inverno è andare a visitare il castello di ghiaccio. Praticamente questo castello lo fanno un po' fuori Quebec e lo fanno proprio nel posto in cui io sono andata a sciare, dove sono andata a girare con la... dove sono andata a girare con la slitta, e lo fanno proprio lì. Praticamente questo castello di ghiaccio viene costruito ogni anno, vengono spese tonnellate di neve e di ghiaccio per costruirlo, quindi praticamente loro ogni anno lo ricostruiscono da capo, perché giustamente durante l'estate si scioglie. Però questa è una delle cose che attira tantissimi turisti, perché è proprio costruito come se fosse un castello, come se fosse un albergo, perché infatti ci sono proprio le stanze e c'è anche una cappella, praticamente c'è la gente che si può sposare dentro quel castello di ghiaccio se decidono, se lo vogliono fare, e le stanze non sono fatte proprio giusto per far figli, è proprio un hotel che tu praticamente puoi, puoi dormirci dentro. Questo è proprio emozioni per chi ama essere masochisti, perché io non ce la farei mai, perché comunque questo posto è veramente fatto tutto di ghiaccio, non c'è nient'altro, c'è solo ghiaccio, anche i letti sono fatti di ghiaccio. Io sono andata a visitarlo, mi è piaciuto da morire, però non ci dormirei mai, onestamente proprio mai, però è una cosa bellissima. Addirittura anche il bar dove tu puoi andare a chiedere i drink, puoi bere lì, ma il bar, appunto il bar, le sedie, tutto fatto di ghiaccio, è meraviglioso. Una cosa che si può fare durante l'inverno è andare a pattinare sui laghi. Non serve andare a pagare per entrare in una pista di pattinaggio. Se durante l'inverno i laghi in Canada si congelano, è più difficile per i fiumi, perché i fiumi comunque scorrono, quindi non si congelano del tutto, però i laghi di solito si congelano tantissimo. Io sono già andata a pattinare su un lago e non lo sapevo che fosse un lago, io pensavo fosse una pista di pattinaggio fatta apposta. Poi quando una certa, il mio amico mi ha detto: ah, ma questo è un lago, lo sai? Io ho detto: oh mio Dio, adesso muoio. Però no, in realtà quando si raggiungono temperature tipo meno 25, meno 30 gradi, il lago è veramente, veramente congelato e non si rischia assolutamente di cadere in acqua. E non vuoi andare a pagare una pista di pattinaggio, perché comunque siamo in Canada, la gente ha fantasia per queste cose, cerca di essere cheap, il più cheap possibile. Si può andare a pattinare su un lago qualsiasi, siccome qua in Canada hanno veramente tantissimi laghi, basta andare qua dove abito io, ci sono tipo tantissimi piccoli laghi che sono già congelati, perché oggi per esempio fa tipo meno 35 gradi, e quindi si può andare a pattinare. Un'altra attività che si può fare è quella di andare con la slitta che è trainata dai cani. È una cosa che qua va tantissimo, però non in tutte le regioni, devi andare un po' a informarti in quale regione lo fanno, in che posto lo fanno. Di solito sono comunque abbastanza posti, non è una città dove ci sono le macchine in mezzo, di solito sono magari dei piccoli chalet dove tu puoi andare a fare questa cosa e fai un tour di un'oretta e mezza. Io non l'ho ancora fatta purtroppo, mi piacerebbe tantissimo farla, però non l'ho ancora fatta, però è una cosa che va tantissimo, soprattutto appunto in inverno, perché c'è questa slitta gigantesca trainata dai cani che sono comunque addestrati per fare ciò. E quindi questa è un'altra cosa che si potrebbe fare per chi ha sempre visto queste cose tipo in TV oppure Balto, queste cose qua. La gente fa spessissimo e non lo fa solo andando in certi posti, lo fanno proprio magari nei boschi vicini, oppure magari se vivono in un piccolo villaggio amano tantissimo farlo, perché durante l'inverno ovviamente fai tanta fatica a camminare, nel senso che c'è tanta neve. E quindi quello che la gente fa per andare a fare le mega passeggiate è quella delle racchette da neve, ovvero ci sono queste racchette che tu le metti sulle tue scarpe. Metterò una foto perché magari non riuscite a immaginarlo, nemmeno io, infatti ho dovuto vederlo prima di poter capire esattamente. E quindi grazie a queste racchette quando tu cammini sulla neve non sprofondi, quindi non rischi che la neve ti vada tutta nelle scarpe, però resti solido sulla neve, quindi questo aiuta uno a muoverti, uno a evitare di sprofondare nella neve e magari bagnarti, quindi prendere freddo. Ed è una cosa che fanno tantissimo, penso che facciano più questo che sciare, vi giuro. L'ultima cosa, che è una cosa che ho fatto, è andare a pesca. Allora, sui laghi, come vi ho già detto, i laghi sono ghiacciati e sui laghi ci sono tipo queste piccole casette, queste piccole cabanne, dove tu praticamente vai dentro la cabana, così non rischi di crepare, e praticamente tu vai dentro, puoi fare un fuoco, puoi riscaldarti e restare lì con calma, e praticamente dentro queste cabanne loro sono sul ghiaccio, e poi c'è una parte dove tipo è aperta, e c'è l'acqua, quindi tu praticamente puoi
puoi andare lì a pescare. Questo lo fanno perché così la gente che va seriamente a pescare, non chi lo fa semplicemente per divertimento, non stia al freddo, perché magari comunque è difficile prendere dei pesci quando il lago è ghiacciato, perché comunque fa anche freddo, i pesci sono meno in superficie. Quindi di solito in queste cabane riesci a resistere di più, perché ti metti la radio, ti fai un fuoco, mangi questa roba qua e intanto peschi. Io sono andata a fare questa cosa a Trois-Rivières, che è una città tipo 2 ore e mezza da qua, perché ero andata a visitare un amico, questo mio amico mi fa dai andiamo a pesca, ero tipo cosa? Ovviamente c'è gente che lo fa anche semplicemente non andando nelle cabane, perché giustamente devi pagare un tot per utilizzare la cabana, però andare lì sul lago da solo nel freddo non è proprio divertente. Quindi di solito ci sono proprio questi cosi fatti apposta con le piccole cabanne dove tu vai e peschi, ovviamente ti tieni i pesci, non è che devi pagare un qualcosa in più perché hai pescato, paghi semplicemente tipo all'ora per l'utilizzo di questa casetta. Ed è stata una cosa abbastanza divertente, ovviamente non lo rifarei più perché comunque è noioso pescare, è veramente noioso. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi ho dato un po' di curiosità invernali canadesi, alcune attività le vorrei rifare perché comunque nonostante il freddo ci si riesce a divertire lo stesso, quindi ci vediamo la prossima volta, ciao!